I pay-per-view del 2016 si chiudono con Roadblock, End of the Line. Pay-per-view di Raw che, pur essendo un annunciato evento di transizione, portava una certa curiosità per lo sviluppo di alcune rivalità. Vediamo effettivamente com'è stato. Il match per i titoli di coppia è stato il perfetto match d'apertura. Veloce, avvincente e con il giusto finale. Cesaro e Sheamus sulla stessa lunghezza d'onda sono fantastici da vedere. Cesaro come sempre è stato in grande spolvero, ed è comunque interessante vedere cosa riserverà adesso il futuro per i New Day, già che molto di ciò che li vedeva coinvolti aveva spesso Woods come protagonista. Semplicemente geniale la sequenza finale che ha portato Sheamus a schienare Kofi Kingston. Convincente l'incontro tra Sami Zayn e Braun Strowman, grande esempio di storia raccontata sapientemente sul ring facendo delle cose semplici. Storia utile a rendere l'idea che Zayn può giocarsela sul ring anche contro dei giganti, sebbene il gigante in questione, Strowman, non sia stato per niente danneggiato dato che non è stato schienato. Rollins contro Jericho è stato esattamente ciò che doveva essere. Un solido intermezzo buono da vedere che ha posto le basi per ciò che poi sarebbe successo nel main event. Ma finalmente qualcosa di interessante si è potuto vedere con i Cruiserweight. Ovvio che nel triple threat match tra TJ Perkins, Brian Kendrick e Rich Swann si sarebbe potuto vedere anche qualcosa di più. Ma è interessante il racconto che si è fatto, con Swann e Perkins apparentemente opposti a Kendrick, ma pronti a pugnalarsi alle spalle alla prima occasione. Ed effettivamente in quest'ottica si è chiuso l'incontro, con Swann che ha colpito TJP dopo che entrambi hanno steso Kendrick con il superkick. Fa anche piacere vedere Austin Aries nel saltavolo di commento, anche perché rompe un po' la monotonia delle cravatte brutte che ogni volta vediamo gli altri commentatori indossare ad ogni puntata, ad ogni pay-per-view. Ma chi li veste a sti qua? Ma voi vi ricordate Baron Sexton alla puntata di Raw di Halloween? Ma lasciamo perdere. La buona notizia è il coinvolgimento di Neville all'interno della categoria. Sia quest'ultima sia lui stesso trovano nuova linfa vitale in questo modo. E a dimostrare ciò c'è il fatto che il pubblico si sia praticamente svegliato dal letargo al suo ingresso. Solo che il fatto che Neville, Hill che se la prende con i face, venga accompagnato dai cori di Thank You Neville, non indica certo che tutto abbia funzionato nella maniera prevista. Il successivo incontro è stato l'Iron Man match femminile tra Sasha Banks e Charlotte. Ovvio che da un match che è previsto che duri mezz'ora non ci si poteva aspettare ritmi incalzanti. Ma il grosso pregio che va fatto alle due è quello di essere riuscite a tirar fuori una contesa credibile. L'incontro non ha annoiato, e sarà stato il sangue, sarà stato il modo in cui le due sono arrivate al pareggio proprio negli ultimi secondi. Ma l'incontro ha dato l'idea di due lottatrici che si sono davvero portate al loro limite per giungere al risultato. E c'era davvero quell'atmosfera di competitività che generalmente vediamo maggiormente negli eventi di arti marziali miste. Proprio riguardo alla credibilità, un plauso va fatto in particolare a Charlotte. Sempre più convincente e sempre più capace di far trasparire il proprio ruolo da spietata, cazzuta e senza scrupoli. Il main event non è stato un brutto incontro, ma ha dato dall'inizio alla fine l'idea di essere stato un semplice tappabuchi utile ad allungare il brodo fino alla Royal Rumble. Ci sono stati alcuni momenti interessanti, come ad esempio i voli di Kevin Owens. Fa sempre piacere vedere un uomo di quella stazza che infrange un tavolo cadendoci sopra, tanto che verrebbe da chiedersi: ma come è possibile una cosa del genere? Tutto il resto ha dato un po' l'impressione di essere stato fine a se stesso. Probabilmente la presenza di Rollins è servita a fare da parafulmine a Roman Reigns, che se avesse chiuso il pay-per-view da solo in piedi con l'avversario al tappeto sarebbe stato riempito di fischi. E le due powerbomb su Owens e Jericho potrebbero nelle prossime montate di Raw portare nuovo attrito tra i due, dato che il campione se la stava dando a gambe mentre Y2J veniva attaccato. In generale Roadblock non è stato assolutamente il pay-per-view dell'anno, ma dell'evento ci sono alcune cose apprezzabili, come la durata inferiore a quella dei precedenti pay-per-view di Raw, che ha permesso di non arrivare alla fine eccessivamente appesantiti, oppure il lavoro che è stato fatto con Zayn, o il giusto risalto dato a Sheamus e Cesaro. Nonostante le perplessità date dalla situazione attorno al titolo massimo, insomma, bisogna dire che il booking dello show rosso si sta man mano rivalutando. È tutto per Roadblock, come sempre vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e ad andare a vedere i nostri precedenti video, tra cui quelli di fine anno. Detto questo, l'appuntamento è alla prossima lista.